Buonasera, buonasera e bentrovati ad Attenti a quei tre, ai casi di Attenti a quei tre come ogni mercoledì. Siccome ho una piccola sorpresa per voi, subito l'indirizzo e i numeri di fax e di telefono per potervi rivolgere a noi. Potete scriverci ad Attenti a quei tre, RAI, direzione Palinsesto Notturno, via Teulada 66 00195 Roma. Potete telefonarci a una segreteria che risponde da fuori Roma allo 06 37 51 4090 e infine mandarci dei fax 06 37 51 3988. Fin qui le comunicazioni di Corvée, come sempre. E adesso sentiamo qualcosa. Speranza per mia madre, che sperano che io li faccia essere fieri, li ripaghi delle loro fatiche di ieri, di quando mi mandavano giù a scuola tutto lavato. Io sono una speranza e sono disperato. Sulla disperazione possiamo abbassare il tono. Presento l'avvocato Nino Marazzito e l'avvocato Pompilia Rossi, che come sempre completano il terzetto di Attenti a quei tre. Poi abbiamo in studio Giovanni Porcinai, editore musicale fiorentino, e vicino a me un collega molto in gamba, se non altro per il fatto che si occupa di fare inchieste, cercare informazioni, insomma quello che dovrebbe essere ancora si usa giornalista, ancora si usa fare inchieste, è uno dei nostri migliori colleghi anacronistici, Corrado Giustiniani del Messaggero. Ora il quiz che potrei fare su questa canzone sarebbe: come si chiama, chi la canta? E fin qui secondo me persino l'avvocato Marazzita, anche se non gli farò queste domande, potrebbe rispondere. Grazie. Ma la cosa più difficile è collegare una canzone e un autore con una puntata di Attenti a quei tre. Che c'entra un disco come questo con Attenti a quei tre? Ve lo dico quasi subito. Intanto, Porcinai, chi cantava? Come si chiama la canzone? La canzone si chiama Io sono una speranza, è la voce di Paolo Belli, sì, e la ex ladri di biciclette. Sì. Poi la terza domanda. Perché la seconda, no, la terza per lei è lei che c'entra con questo. Dunque, io sono l'editore del brano Io sono una speranza dal 1992. Ecco. Il brano è uscito con il marchio Flying e senza però l'opportuno riferimento alle edizioni musicali di cui io sono titolare, che si chiamano Multipromo Edizioni Musicali di Firenze. Quindi già da questo in ballo cosa c'è in questa puntata e nella vicenda? Il diritto di autore, il riconoscimento del diritto d'autore. Diritto d'autore, esattamente. E in particolare, perché non essendo io l'autore ma l'editore, il rapporto dell'editore con l'istituzione italiana che si occupa di questo settore, che è la SIAE, che come tutti sanno sta a Roma. Allora, che tutti sappiano che la SIAE sta a Roma è un... C'ho dei forti dubbi, che addirittura dei forti dubbi che sappiano tutti, cosa magari sia la SIAE. Il pubblico di queste ore è più attento, è come si dice, è qualitativamente selezionato dall'ora tarda, e magari lo sa che cos'è la SIAE. Però per spiegarci che cos'è la SIAE e che rapporti giornalistici ha avuto con la SIAE, c'è qui Corrado Giustiniani. Allora Corrado, tu fino a poco tempo fa della SIAE che sapevi? Fino a poco tempo fa non sapevo nulla, cioè sapevo che sui biglietti c'è quel marchio, sapevo che era la Società Italiana degli Autori ed Editori, ma non conoscevo, diciamo così, i segreti di quel palazzo. Per la verità non è che posso adesso vantarmi di conoscerli tutti, diciamo che so qualche cosa di più. Come è capitato? Tu ti sei occupato, anticipo naturalmente il contenuto
di una serie di articoli di inchiesta sulla SIAE, che si è occupato di SIAE, ma con risvolti che adesso vedremo. Ma come è nato questo? È nato perché il direttore mi ha chiesto un'inchiesta sugli italiani più tartassati. Siccome si rischiano di scrivere banalità, perché insomma sono quelle cose che tu puoi fare in due giorni, un'intervista, una cosa così, io sono andato a cercare delle situazioni strane. Ho scoperto non che solo SIAE, non solo SIAE, la prendo un po' da lontano, ma sì, in ma 15 secondi arrivo. È anche meglio. Ho scoperto che almeno sul piano nominale i gestori delle discoteche, delle sale da ballo, eccetera, hanno una tassazione complessiva che arriva al 70%, così almeno dice la loro associazione sindacale. Questo perché? Perché tra le altre imposte c'è un'imposta spettacoli. Questa imposta spettacoli che va alle finanze... Che ammonta in percentuale, si sa più o meno per... Ma, dunque, adesso è una cosa un pochino complicata calcolare l'aliquota. Ma solo per avere un ordine di grandezza in percentuale. Diciamo che con questa imposta, che normalmente la tassazione arriva sul 45% e poi il resto è imposta spettacoli. Adesso l'aliquota... A quel 70% che lamentano ci sarebbe imposta spettacoli. Ora, questa imposta che peraltro verrà tolta quest'anno, è sostituita con l'IVA. Ora, questa imposta viene praticamente riscossa dalla SIAE, cioè lo Stato, le finanze si servono della SIAE per riscuotere. Ha delegato la SIAE a raccogliere questi, a riscuoterla. Sì. E diciamo che per la SIAE è anche un affare abbastanza buonino, perché l'aggio che la SIAE incassa è pari a 131 miliardi. Il 12,48%, se ricordo bene. Non è un cattivo bilancio. Allora, ecco, da cose che mi sono state dette, cioè, mi sono anche divertito a fare questa cosa sulle discoteche, perché per esempio io non sapevo che, non essendo nel mondo dello spettacolo, che qualsiasi starlet o dalla Elenoir Casalegno, eccetera, c'è un prezzario se quella sera si fa vedere in discoteca. E allora abbiamo anche pubblicato quanto chiede questo, quando chiede Ferilli, eccetera, eccetera. E fin qui tutto, fin qui tutto bene, tutto normale, tutto curioso, se vuoi, ma insomma, ecco. Così nasce un'inchiesta, ti raccontano delle cose, eccetera. Allora, poi, a un certo punto io mi sono chiesto, ma questa SIAE, che istituzionalmente non fa questo lavoro di riscossione, non fa, ma istituzionalmente fa la... come si chiama, intermediazione, un lavoro di intermediazione, cioè praticamente incassa dei soldi dai cosiddetti utilizzatori, la RAI per esempio, nei cui studi siamo oggi, è un utilizzatore di opere di ingegno, e questi soldi poi li dovrebbe girare, anzi li gira agli autori, quelli che riesce a girare, perché c'è solo una parte che non riesce a girare, vanno in un certo calderone dei diritti irripartibili. Ma per tante ragioni, perché quando, per esempio, poniamo un brano, no? Una sala, si suona la sera, allora chi suona deve compilare l'elenco delle opere suonate, magari la scrive male, oppure se non le scrive male ci sono delle opere che non si conoscono, insomma, allora, oppure altre cose di cui non si sa l'autore, oppure altre cose su cui ancora devo indagare meglio. Vabbè, allora non ti vogliamo bruciare quindi c'è questo problema. Allora, in pratica la domanda è: questa SIAE, una volta che non gli danno più la riscossione dell'imposta spettacolo, si regge in piedi da sola? Questo è l'inizio della mia inchiesta. Sì. E allora sono arrivato a, così, con le mie fonti, sono arrivato ad entrare in questo palazzo della SIAE, in Viale della Letteratura all'EUR, che ho chiamato Palazzo dei Misteri. Perché? Ma la prima cosa che mi ha colpito era il direttore generale di questa società, che è un ente di diritto pubblico, la SIAE, e questo direttore generale da 2 anni veniva prorogato di mese in mese. Cioè la stessa persona. Quanto dura il mandato? Il mandato non durava. Praticamente questo direttore generale... era scaduto il mandato e veniva... Scadeva. Direttore generale, per legge, per legge quanto dura? Non c'è una durata di legge. No, non c'è una scadenza. Quindi da 2 anni andava avanti con questa... Devo dire che l'attuale direttore generale, perché poi certe volte, non so se così per fortuna... Insomma, il primo consiglio di amministrazione, dopo i nostri articoli, ha eletto il nuovo direttore generale,
sicuramente. Che Francesco Chirichini è un uomo, viene dalla Telecom. De Telecom, ecco, lui il suo contratto dura 3 anni. Comunque è singolare che un direttore generale venga rinviato mese per mese. E questo era già un primo aspetto. Era già un aspetto molto curioso. Poi anche curioso prima di eleggere il nuovo direttore generale sono stati eletti 2 vice direttori generali sull'orlo della pensione, cioè 2 persone di 65 anni, bravissime per carità, che vengono eletti invece di andare in pensione vice direttore generale. Siccome questo direttore generale di cui abbiamo parlato ne aveva 71, siccome il presidente ne ha 74, non c'è niente di male, ma mi sembra un po' la Russia di Andropov più che una società. Non è un ente giovanile. Allora, la domanda, non dando per scontato nulla, comunque, la domanda che si stanno ponendo, seguendo da casa questi discorsi, è perché tutto questo? Cioè, che cosa, tu ti sarai posto il problema, come mai questa gerontocrazia? Perché? Questa gerontocrazia perché? E probabilmente le persone, diciamo così, più affidabili per la presidenza sono quelle che da più lungo tempo sono nella società. Insomma, che succede alla sera? Beh, che succede? Succede che non è una società molto trasparente. Tanto per partire con un di questo si lamentano in molti, sia prima della mia inchiesta sia dopo ho ricevuto moltissime lettere, telefonate di autori, editori, eccetera. Una delle cose più strane, per esempio, è un foglio dove comunicano i diritti come sono stati ripartiti. Questo foglio è molto poco comprensibile. Poi, per esempio, un'altra cosa è non esiste un tariffario preciso, cioè se tu vuoi organizzare, non so, un concerto di Jovanotti oppure di, non lo so, di Ramazzotti a Roma oppure a Caltanissetta, magari paghi delle somme diverse. La SIAE ha una struttura centrale di 1800 persone a Roma, poi ovviamente non può seguire tutte le cose in periferiche, allora ha dei mandatari. Questa è un'altra cosa un pochino strana, perché questi agenti mandatari non sono mandatari solo della SIAE, sono plurimandatari. Cioè magari poniamo che ci sia l'agente Oliviero Bea o Corrado Giustiniani, che è mandatario SIAE, però poi anche titolare di un'agenzia di assicurazione. Ci sarà, credo, questo caso. Allora potrebbe esserci il rischio che questo agente, che è quello che ti viene a riscuotere in post spettacolo con una mano, con l'altra ti propone un contratto. Questa è anche una cosa un po' non molto. E questo allora, questi mandatari. Questo è andato avanti da parecchio. Pare di sì. Beh, ha avuto una storia tormentata la SIAE. 5 anni fa è stata commissariata perché non c'era un sistema di nomina dei vertici democratico, nel senso che contavano soltanto i 1800, mi pare, soci su una struttura di 50.000 complessivi autori editori, cioè solo i 1800 potevano votare. Questo ha creato il commissariamento. Chi dovrebbe controllare formalmente, istituzionalmente, un ente di diritto pubblico come la SIAE? La Presidenza del Consiglio. C'è un ufficio apposito a cui fa capo. Comunque ci sono un'altra delle cose, dei misteri, sono i comitati di consulenza. La SIAE ha un comitato immagine, per esempio. Io presieduto da chi? Come? Da chi è presieduto? No, domanda. No, ma allora, dunque, l'ho scritto. Mettiamoci d'accordo. Qui se è tutto a posto, non vedo perché il nome siano un problema. No, io ho scritto se non che è tutto a posto. No. È sacrosanto che l'opinione pubblica, pure questo squarcio di opinione pubblica notturna, venga a informarsi. Per carità, lo statuto della SIAE, che secondo me è uno dei problemi della SIAE, dà la possibilità al presidente di nominare dei comitati consultivi, quindi è tutto a posto. Nel caso del comitato immagine è presieduto da Sergio Zavoli, che ha un emolumento per questo, e ci sono altri 4 altri colleghi. Ho capito. E quanti comitati ci sono di questo tipo? Fino a quando ho scritto io 31, adesso so che sono diventati 32. Allora,
Il problema è questo. Come per partenogenesi, cioè, dopo ah, l'articolo sono evidentemente non so, al presidente piacciono molto perché lui il presidente Luciano Villeville-Bideri che è presidente di 2 anni e mezzo ne ha fatti 14 in 2 anni e mezzo. Senti, di cui questo comitato immagine che prima non c'era. Non è che la spiegazione, diciamo così, o una partenza di spiegazione è nella cifra che hai detto prima, cioè nella ricchezza della SIAE. Perché se non ci fossero i soldi probabilmente non riuscirebbe a farlo. Qual era la cifra che ci aveva fatto un certo effetto, nonostante l'avvocato Marazzita sia un contribuente non da poco? Sì, delle, io ho parlato di 131 miliardi come intermediazione dell'imposta a spettacoli, ma quindi, questa è solo una parte dei proventi. No, ma solo, appunto, dico già fa effetto. Come sì, fa effetto e diciamo preoccupa il fatto che non ci sia più, perché se un'azienda viene veramente gestita in modo efficiente e trasparente, ne puoi forse fare a meno, ma così io spero che adesso l'azienda sia veramente, perché è in una fase di trasformazione, a me non mi pare che i risultati siano venuti fuori, però allora, insomma potrebbe esserci dei rischi, dei problemi grossi per l'occupazione. Allora, attestiamoci a questa mancanza di inadeguata dose di trasparenza della SIAE. E vediamo come possiamo collegare quello che giornalisticamente hai saputo e fatto tu con il caso di Porcinai, in modo da tirare le fila e chiedere il discorso e chiedere ai nostri avvocati quali sono i risvolti legali, giuridici della questione. Dunque, quindi Porcinai, a lei che cosa è successo nei suoi rapporti con la SIAE? Si riconosce intanto in questa descrizione? Direi molto, molto bene, e quello che erano dei sospetti, perché ovviamente io non essendo un giornalista non vado a indagare come secondo me dovrebbero fare molti su tutti gli aspetti della SIAE, però ho sempre avuto il sospetto che dato il giro di somme che vengono incassate dalla SIAE, notevole giro di somme che vengono incassate dalla SIAE, ci fosse appunto problemi di trasparenza. Comunque l'aspetto particolare che io ho notato nella mia vicenda è quello, a mio vedere, della mancata tutela del piccolo editore rispetto al grande editore. Questo è la mia, è un sospetto. Cioè, disco non prevedeva l'addizione che riguardava. Allora, la prima cosa che io ho fatto è informato la SIAE di fare una verifica su quanto io sostenevo in base agli atti che avevo, cioè il bollettino, il modello 112 che è... Allora, senta Porcina, le chiedo aiuto. Lì ha un CD. Una copertina di CD, cioè del CD che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione. Sull'edizione ci doveva essere scritto Io sono una speranza di Roberto Manfreda, edizione multipromo. No, esattamente. Invece che cosa c'era scritto? Invece c'era scritto, cosa ora scritto? Io purtroppo non riesco a leggere. Glielo dico io, però... Io sono una speranza di Belli. Giovanotti, edizioni BMG, Almud, Sole Luna e Blue Flower. Quindi non quello non che... c'era proprio niente di tutto ciò. Allora, dopo questo, lei si è rivolta alla SIAE. Alla SIAE, l'ufficio verifiche. Sì. L'ufficio verifiche ha detto, guardate che io c'è un errore. Ho un brano che si chiama Io sono una speranza ed è di mia edizione e di Roberto Manfreda. Per favore fate le opportune verifiche. Sì. E mi è stato risposto inizialmente per telefono, cioè con una telefonata, dice, guardi, abbiamo sistemato tutto, non si preoccupi, lei riceverà i diritti d'autore delle 4.000 copie, più o meno, che sono state, non si preoccupi. Io, per favore, rispondetemi per iscritto, perché la telefonata non mi pare. E loro mi hanno risposto con una lettera molto vaga, dove, contrariamente a quello che accade normalmente nella corrispondenza con la SIAE, non era riportato né il titolo del brano, ma solo la data della mia raccomandata a loro, solo quindi la data. Quindi elusiva. Elusiva e vaga, al che io ho richiamato, ho detto guardi per favore mi mandi, e dice ha ragione, però noi abbiamo risposto così perché non so se la segretaria o chi era preposto, diciamo. A questo mi ha un pochino insospettito, perché ho detto strano, perché da più di 20 anni io sia anche come autore sono iscritto alla SIAE, ho sempre avuto le lettere con il brano e il numero di repertorio. Quindi era una novità questa. Era una novità. Quindi, diciamo così, ho cominciato a insistere con le telefonate, cioè in una di queste telefonate ho sentito la mia corrispondente che diceva guardi, il giovedì prossimo io aspetto una visita qui in SIAE della Polygram e di Giovanotti, prima di quella data noi non possiamo concludere questa operazione di cui lei ci ha segnalato.
Io inizialmente non ho eccepito alcunché, perché così, per una strategia. E poi? E poi invece... ha ragionato sulla cosa. Poi ho ragionato, ho richiamato e così, ho preso questa signora che era dall'altra parte, diciamo, ho sentito qualche, non dico parolaccio, ma insomma... Mi sono arrabbiato. Da quel momento il rapporto è diventato difficile, tanto che non riuscivo più a parlare con la signora. E lei mi è stato detto anche, guardi, se lei fa così diventa molto antipatico alla SIAE, lei è un editore, quindi ne tenga conto di questa minaccia. Non è una minaccia, ma comunque... Minacce rappresagliucce, via. Allora, a questo punto, da questa vicenda che può sembrare ostica, ma forse adesso che l'ha spiegata così dettagliatamente è più comprensibile, e poi riguarda molta gente, perché sì, attenzione, sì. Il discorso SIAE, ecco, dei diritti, non è una cosa Posso testimoniare che conosco altri editori, piccoli autori. Della SIAE si sa poco o niente, cioè è una materia molto oscura, e io l'ho imparata, diciamo, perché 20 anni sono scritto come autore e poi come editore l'ho dovuto imparare, ma questo secondo me è una mancanza grave. La SIAE, diciamo, non ne fa sapere. Arcana in più. Non credo lo faccia volontariamente, ma non ci tiene a far sì che si sappia. Questo magari tutto. È una domanda che potrei fare a Corrado Giustiniani. Ma teoricamente c'è un bollettino. Evidentemente io anche ho raccolto moltissima insoddisfazione. Insomma, chiamarla il massimo della trasparenza? No. Ecco. Allora, torniamo al suo caso, perché come al solito i casi singoli, gli esempi sono straordinariamente più efficaci di teorie o controteorie. Allora, entrando proprio cosa pensa? Ecco, io, allora, sono duplice aspetto. L'aspetto della, diciamolo, chiamiamolo commerciale, della mancata citazione d'edizione multipromo è un aspetto che riguarda l'edizione multipromo e il produttore, che questa è la Fly, no? Però l'aspetto cruciale della SIAE qual è? È che al 31-12, l'ultima liquidazione è avvenuta al 31-12-97, non è stato liquidato il diritto d'autore di questo brano, non mi è stato liquidato. Cosa che è assolutamente inammissibile, in quanto già dal 92 esiste un bollettino da me depositato dove c'è "Io sono una speranza di". Quindi la mia segnalazione è precedente alla liquidazione, quindi doveva essere assolutamente liquidato. Cosa le fa pensare? Io, come modesto così operatore, ho pensato quale può essere la convenienza o meno di iniziare una lite con la SIAE. Ho fatto un po' di conti, siccome il quantitativo stampato non era granché, ho detto non mi conviene. Però mi sono, come posso dire, all'incirca si può pensare che fosse 1,5 milioni di diritti d'autore, quindi dover diciamo rivolgersi a un avvocato. Un milione e mezzo non mi conviene. Però guastare i rapporti. Esattamente, è proprio questo. Però io, siccome personalmente sono una persona anche di principio, ho cercato con gli strumenti che ci sono in Italia, che sono anche le trasmissioni televisive, ho cercato di informare chi, secondo me, prende le difese anche delle persone che, questi, io devo ringraziare Oliverio Bea. Ma quello è il meno, lo facciamo naturalmente come servizio pubblico. Comunque. Io quello che vorrei capire, e adesso subito dopo vediamo con gli avvocati i risvolti della questione, l'impressione per me relativamente profano, e aiutami anche tu Corrado, è che ci siano figli e figliastri alla SIAE. Sì. Cioè qui, diciamo, dov'è che gioca secondo me la SIAE ufficio verifica? Gioca nel fatto che non si risponde compiutamente alla richiesta specifica, va bene? Si parla spesso per telefono, per evitare appunto di rispondere, e si fa in modo, ora questo naturalmente è un mio dubbio, non ho le prove, di riuscire in qualche maniera ad aggiustare le cose in modo che, dico sempre un mio dubbio, quindi... che l'artista grande, il grosso editore, non ne abbia un danno immediato. Questo è il mio aspetto. Perché se no non si giustificherebbe, perché... Lo sa che Porcinai che mi fa uno strano effetto, forse l'associazione di idee sarà impropria, ma stavo pensando, mentre lei parlava, e adesso poi tiriamo le fila del discorso, stavo pensando in tutt'altro campo, ma non proprio al polo opposto, c'è un film di Coppola, quindi non uno scherzo, che ha avuto successo anche in Italia, L'uomo della pioggia, che parlava di assicurazioni
e faceva leva sul fatto che il muro delle assicurazioni, insomma, lavorasse sui grandi numeri, non rispondendo, cercando di evitare di pagare, insomma, non c'entra nulla, le assicuro che questo è un altro campo, però se si prende per buona la mancanza di trasparenza, che era poi il nocciolo di quel discorso, e questo nocciolo lo trasferiamo nel discorso SIAE, forse ci avviciniamo a capire come vanno le cose anche in questo campo. Non so se l'associazione idee sia proprio o no, mi aiuti lei? No, ma io una mia considerazione personale è che il mondo giri prevalentemente sui soldi, quindi musica questa non è una scoperta di questo non momento, è, no ma io nonostante sia prezioso, posso citare come mia piccola punto di vista, prima si chiamava il mondo della musica, adesso si chiama il mondo del music business, quindi la musica è sempre meno musica e sempre più business, quindi la SIAE è sicuramente capita in tanti settori ormai. Allora volevo capire questo quindi la sua ipotesi. Allora, la SIAE trascura i piccoli a vantaggio dei grandi. Dei grandi perché sono loro che portano sicuramente più utili e quindi... Ma che interesse avrebbe a trascurare i piccoli? Ne trae anche piccoli vantaggi. No, è di trascurare i piccoli perché qui, diciamo così, c'è la possibilità che un grosso editore, un grosso autore ne abbiano un danno perché... poi io in sostanza, dalla mia segnalazione, i diritti d'autore a persone diverse da quelle che ne avevano. Non escludo che poi me li diano a me, ha capito? Però la risposta per iscritto puntuale e precisa che io ho richiesto mi avrebbe dato a me in mano uno strumento per poter agire anche sull'aspetto commerciale. Perché io, da una risposta della SIAE, sì, ha ragione, veramente qui il produttore ha sbagliato, io avrei potuto sicuramente poi impugnarlo e fare cosa che posso sempre fare. Ma lei ha chiesto perentoriamente i diritti? Le ho chiesto con raccomandata ricevuta di ritorno e questo lei lo saprà senz'altro che per un istituto di diritto pubblico che vale la legge della trasparenza che loro dovrebbero rispondere è stato risposto con una lettera vaga, capito? Quindi è un vaga dicendo cosa? Cioè non citando il titolo. Io mi sono informato. Io le facevo un altro discorso. Mettere in mora significa in termini giuridici, cioè diffidare dal pagare i diritti d'autore entro il 30, non so. Ecco, questo non l'ho fatto. No. Sa perché era importante? Perché scatta un meccanismo che le dà grandi probabilità di successo davanti a una querela per appropriazione indebita. Ecco. Perché quelli sono danari che spettano a lei. Era buono sapere. E che la SIAE utilizza e sfrutta. Giusto. C'era questo presupposto che che ormai però più forte. Lì c'è un meccanismo della SIAE che è la conto l'ha persa questa occasione. Sì, l'ha persa, non so adesso la situazione attuale. No, la situazione è di sospensione delle ostilità, tra virgolette ostilità. Però ha fatto transazione, che ne so. No, io ho chiesto un acconto, perché allora ci sono due tipi di strumenti che servono per eventuali errori. Uno è l'anticipo e l'altro è l'acconto. Quindi, differenza c'è? L'anticipo in base al fatturato mio diciamo raggiunto nella precedente liquidazione posso chiedere un 70% e quello è l'anticipo. L'acconto invece è un qualcosa che si riferisce a un eventuale errore di liquidazione. Ecco, in questo caso hanno fatto il possibile per non darmi questo acconto, perché dare l'acconto vuol dire ammettere che c'è. Ho capito. In confronto al caso di Porcinai, Corrado Giustiniani, per la situazione SIAE è una piccola cosa, mi pare di capire. È solo una spia di un... Sì, è una spia di un generale malessere. Naturalmente non dobbiamo commettere l'errore di dire che la SIAE è totalmente un'azienda, eccetera. Però certamente queste cose io le ho recepite, anche lettere con contestazioni simili. Di fronte alla tua inchiesta sul Messaggero, ci sono state diciamo così reazioni? Sì, ci sono state diverse reazioni. Ci sono state intanto le interpellanze parlamentari sia da sinistra a destra,
poi associazioni sindacali degli autori a dimostrazione che non sapeva niente. Sì, sono anzi sorpreso, perché io insomma, mi sono occupato di diverse cose, ma non credevo che questa cosa, in ogni punto, in ogni posto che ho fatto, tu hai fatto la cosa sulla SIAE, a me sembra una cosa, non voglio dire modesta. È una cosa importante. Non sapevo che un mondo che... No, quello posso intervenire un attimo. Mi stupisce che poi c'è questo comitato all'immagine. E dovrebbero badare proprio. C'è bisogno di davvero. Questa è una... Il comitato è gratuito questo. Il comitato all'immagine, sull'immagine, a proposito dell'immagine, che ti ha detto? Niente in particolare. Ma io non li ho sentiti. A chi? Il presidente? Sì, voglio dire, questo comitato poi dovrebbe funzionare per l'immagine. Sai, io all'inchiesta. Ho messo i nomi che ne fanno parte, ho messo la virgola quanto prendono. È aumentato di uno, i comitati sono di uno. I comitati sono. Ecco, questa è la cosa strana. Come si fa a gestire un'azienda con 32 comitati consultivi? Ogni problema. Un senatore di Forza Italia, commentando questo, ha detto: questo è un sistema un pochettino per farsi amici sia nel mondo degli autori sia fuori. E ci vorrebbero 4 top manager soltanto per coordinare il lavoro di questo. Ecco, queste cose qui. Ma c'è attinenza fra la SIA e le Ferrovie dello Stato? Ma sempre antipatico, Per oggi credo che possa bastare. Ci vediamo venerdì mattina alle 5:30 su Rai 3, se volete sentire le risposte alle lettere dei nostri avvocati. Grazie Porcinai, grazie Giustiniani e grazie a tutti. Buonanotte. Buonanotte.